via, chi va porta via, chi trova scontato, chi come ha trovato, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. Chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi gioca coi fili, chi ha fatto l'indiano, chi fa il contadino, chi spazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia, na 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 na. Gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu. Chi è assicurato, chi è stato multato, chi siede la muta, chi va in farmacia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al lato, chi ha l'antifuga, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento. Chi come ha trovato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terrori, chi canta prevere, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo di sangue, chi tutte le sere, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. Chi vive col padre, fa la rapina, chi sposa la Cina, chi ha rotto con tutti, chi vince a Merano, chi cerca il petrolio, chi dipinge ad olio, chi chiede un lavoro. Na 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 na. Ma il cielo è
Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati da Fabrizio Di Ernesto con tutto il mondo e paese, consueto appuntamento del martedì nel tardo pomeriggio per parlare di geopolitica e politica internazionali. Ci sentiamo dopo 2 settimane perché, come avrete probabilmente visto sulla pagina Facebook, martedì scorso per motivi personali non ho potuto tenere la trasmissione. Bene, oggi in questa oretta scarsa, questi 50 minuti che mancano alla fine dell'ora della trasmissione, cercheremo di recuperare un po' tutti i fatti salienti di questi ultimi 14 giorni. Ci sono tanti, tanti argomenti, e si parlerà molto di Stati Uniti e di Trump, però direi di iniziare con quella che è un po' stata la notizia tra domenica e lunedì, insomma, si è votato in Germania, elezioni regionali, come era già accaduto in Baviera, i partiti principali, la CDU e l'SPD, hanno fatto registrare un forte arretramento, soprattutto a vantaggio dei Verdi, ma anche con l'ingresso in Parlamento di Alternativa per la Germania, la formazione di estrema destra, e diciamo la conseguenza di questo del voto di domenica in Alsazia è stato quello che Angela Merkel, il cancelliere tedesco, esponente della CDU, presidente del partito di centro, lascerà la politica. Lascerà la politica, però diciamo in modo molto più italiano che tedesco, non lascerà subito la politica, ma la lascerà nel 2021, ovvero quando scadrà il suo mandato elettorale. Perché se l'ha premesso che se l'attuale Grosse Koalition che governa la Germania dovesse cadere, ovviamente lei si farebbe da parte prima. È una notizia che un po' ha avuto ovviamente una grande eco in tutta l'Europa. La Germania oggi è scontato dire, la locomotiva d'Europa, però anche il principale azionista dell'Unione Europea. Insomma, con la Francia si contende un po' la guida del vecchio continente, anche se più che altro è la Francia che sogna di fare concorrenza alla Germania. La Merkel è al potere nel suo partito ormai da 17 anni, prima donna a ottenere la presidenza in un partito dove gli uomini hanno sempre fatto
voce grossa in Germania, ricopre il ruolo di cancelliera dal 2005, ovvero da quando la Germania sperimenta questa forma di governo della grossa coalizione. In Italia lo chiamiamo inciucio, lo chiamano grossa coalizione. E perché però il suo addio avverrà nel 2021 è stato anticipato, quindi 2 anni e mezzo prima. Beh, ufficialmente la Merkel vuole dare tempo e alla CDU e alla Germania di preparare un ricambio generazionale. Se la Merkel avesse rassegnato le sue dimissioni dalla guida del partito e del governo immediatamente dopo il voto, probabilmente per la Germania si sarebbe aperta una forte crisi, una fortissima crisi politica. A pochi mesi, sì, non ricordo adesso se si voterà a fine maggio, inizio giugno del prossimo anno per le europee, e ovviamente la Germania ha tutto l'interesse a che CDU e SPD si confermino con le loro forze nell'Europarlamento, perché un'avanzata dei Verdi e dell'Alternativa per la Germania nell'Europarlamento a scapito di due partiti tradizionali potrebbe in qualche modo indebolire la posizione della Germania nell'Unione Europea. Diciamo che parallelamente alla caduta dei partiti tradizionali in Germania si registra questa ascesa dei Verdi, i Verdi che sono una formazione di sinistra, progressista, molto, molto aperta in tema di diritti civili, che sta un po' arginando il fenomeno populista che si vede in molti altri paesi europei, forse perché la Germania ha anche una tradizione meno populista rispetto a molti altri paesi europei, appunto. Comunque, come detto, è iniziato il lungo addio alla politica della Merkel, che dopo il 2021 non dovrebbe ricoprire più incarichi politici se manterrà la parola data, perché in 2 anni e mezzo possono cambiare molte cose, e a livello politico e anche nella stessa mente della Merkel. Non è da escludere che nel caso di ingovernabilità della Germania o di un risultato troppo deludente di CDU e SPD alle europee, la Merkel non possa magari rimboccarsi le maniche per diciamo, la salvezza della Germania, la salvezza dell'Europa. Insomma, proprio il momento ha detto che si ritirerà, e quindi per il momento prendiamo per vere le sue parole. Altro fatto molto importante che è successo domenica: ci sono state le elezioni in Brasile. Abbiamo parlato di queste elezioni più o meno da quando abbiamo iniziato la trasmissione lo scorso gennaio. Avevamo detto che la vittoria di Bolsonaro era praticamente scontata in questo secondo turno. Alla fine, se andiamo a vedere i dati percentuali, la vittoria è stata inferiore alle attese, perché diciamo è stato un 55%, un 45%, che però in dati numerici sono quasi 11 milioni di voti, perché alla fine Bolsonaro si è fermato poco sotto i 57 milioni e 798 mila voti, mentre il suo sfidante Fernando Haddad ha di poco superato i 47 milioni di voti. Cosa cambia adesso con un presidente esponente della destra dopo 15 anni di sinistra al potere in Brasile? Ovviamente escludendo la parentesi Temer, che aveva preso il potere per l'impeachment del presidente Dilma Rousseff. Beh, sicuramente si muta molto la politica brasiliana, soprattutto a livello economico, sociale e civile. Bolsonaro,
Questi giorni se ne sono dette molte di Bolsonaro. Purtroppo in Italia abbiamo questa cattiva abitudine di applicare categorie politiche italiane a tutto il mondo. C'è addirittura chi ha dipinto Bolsonaro come un fascista. Sicuramente Bolsonaro è un personaggio molto, molto particolare. In campagna elettorale si è lasciato andare a dichiarazioni molto discutibili. Parlando della dittatura che c'è nel paese negli anni 70, ha detto che lo sbaglio della dittatura è stato quello di aver fatto troppe torture e pochi morti. Se infatti durante la dittatura fossero state uccise più persone, oggi il Brasile sarebbe un paese migliore. Insomma, uscire di questo tipo che. Nonostante tutto, però, gli hanno anche permesso di vincere. C'è anche qualche analista che ha detto che per il Brasile si tratta di un ritorno agli anni 70 della dittatura. E francamente, non, per il momento, insomma, bisogna prendere tutto ciò che dice Bolsonaro anche con il beneficio dell'inventario, perché finché non inizierà realmente a governare, non possiamo dare un giudizio concreto su questo politico, insomma, però anche perché all'epoca le dittature militari avvenivano colpi di Stato, stavolta Bolsonaro è passato per vie parlamentari. È anche vero che negli anni passati il Brasile ha vissuto un periodo molto, molto travagliato con la magistratura che ha di fatto azzerato i vertici del Partito dei Lavoratori. Lo stesso Lula, che ex presidente Lula, che era stato artefice del miracolo del Brasile, accreditato come grande favorito in questa contesa elettorale da tutti i sondaggi, non ha potuto partecipare alla contesa elettorale perché non gli è stato permesso. Bisognerà vedere anche a livello globale cosa cambierà del Brasile. Il Brasile è membro dei BRICS, che sono un'organizzazione di cooperazione economica e politica che oltre al Brasile vede anche la Russia, la Cina, l'India e il Sudafrica, diciamo tutti paesi non troppo, con delle dirigenze non troppo filo statunitensi, mentre adesso Haddad potrebbe essere una sorta di cavallo di Troia degli Stati Uniti in questo gruppo politico ed economico. Bisognerà vedere cosa, insomma, ne succederà. Ovviamente Bolsonaro sarà anche alle prese con una importante crisi economica che ha colpito il suo paese. Probabilmente le ricette per superare questa crisi saranno quelle ultraliberiste già viste anche in Argentina praticamente in tutto il resto del mondo. Insomma, per il momento attendiamo i primi provvedimenti concreti di Bolsonaro per dare un giudizio definitivo, però diciamo che negli ultimi anni la cartina geopolitica del continente indio latino è molto cambiata, è pesantemente cambiata, da che era un continente spostato su posizioni molto socialisteggianti, oggi è un continente spostato su posizioni molto conservatrici. Io credo che adesso la grande partita per il continente indio latino si giocherà il prossimo anno con le elezioni presidenziali in Argentina. Anche l'Argentina sta vivendo una fortissima crisi economica. Il presidente Macri non è particolarmente amato dai suoi concittadini. Però in questo momento l'ex presidente Cristina Kirchner anche è data molto in ribasso nei sondaggi, quindi saranno elezioni molto, molto complicate, che secondo me vedranno la vittoria quasi sul filo di lana di quello che sarà il futuro presidente argentino. Però certo che se i partiti di centrodestra dovessero rafforzare la loro posizione egemone nella regione, le ripercussioni per il Venezuela sarebbero molto importanti. Se invece dovessero spuntarla partiti più socialisteggianti, che potrebbero riallacciare e rafforzare la posizione di Maduro, sicuramente la situazione potrebbe
cambiare molto. Le elezioni brasiliane sono state viste con molta attenzione anche qui in Italia, perché diciamo per motivi strettamente legati alla nostra storia, su tutti la vicenda di Cesare Battisti, da molti definito ex terrorista, come se si potesse andare in pensione dopo aver fatto il terrorista, comunque diciamo il terrorista italiano che negli anni di piombo faceva parte del PAC, i proletari armati per il comunismo, che è stato condannato in contumacia all'ergastolo per 4 omicidi, 2 dei quali commessi materialmente e gli altri 2 in concorso con altre persone. Si tratta sia di concorso materiale in un caso, sia di concorso morale nell'altro. Subito dopo aver seminato dietro di sé del sangue, Cesare Battisti è scappato prima in Sud America, poi in Francia, avvalendosi della dottrina Mitterrand. L'esponente socialista francese, infatti, all'epoca aveva escluso la possibilità che i condannati per reati politici, tra cui appunto quelli commessi durante gli anni di piombo in nome del terrorismo, potessero essere estradati. Una volta che in Francia era cambiato il vento e che per Battisti, si potevano spalancare le porte delle carceri italiane, ha pensato ben di scappare in Brasile, dove si trova tuttora. I governi di centro-sinistra negli anni passati si sono sempre opposti per un cavillo o un altro alla sua estradizione. Bolsonaro invece in campagna elettorale ha detto che avrebbe anche estradato Battisti. Vediamo se adesso darà seguito a questa promessa elettorale, su cui ieri è tornato anche suo figlio via Twitter, che ha detto che anche se i tempi saranno lunghi, il terrorista italiano verrà estradato, sempre che non scappi prima. Già qualche mese fa era stato preso subito dopo il confine con delle valigette abbastanza piene di soldi e riportato in Brasile. Quindi, conoscendo Battisti, è difficile che rimanga a casa sua ad aspettare che la magistratura italiana e quella brasiliana lo vengano a prendere per tradurlo in carcere. Altro fatto abbastanza importante, purtroppo dai giorni scorsi, fatto di sangue. Domenica c'è stato un attentato a Tunisi. Il bilancio più aggiornato che ho trovato in rete parla di 20 feriti, tra cui 2 bambini. Questi 20 feriti sarebbero anche 15 agenti di sicurezza. Questo è il bilancio sull'attacco suicida avvenuto ieri nella strada principale del centro di Tunisi. La fonte è quella del Ministero dell'Interno tunisino, quindi è abbastanza attendibile. Per la Tunisia si potrebbe riaprire un periodo molto, molto brutto, insomma. Nel 2015 il paese è stato colpito da tre gravi attentati terroristici rivendicati dallo Stato islamico. Non so se ricorderete, il primo avvenne alla metà di marzo al Museo del Bardo e persero la vita 24 persone, tra questi c'erano anche 4 turisti italiani. E il secondo avvenne il 26 giugno sulla spiaggia di Susa, in un resort turistico. Infatti alla fine i morti furono 38, tutti stranieri, e il terzo attentato dell'Annus Horribilis tunisino avvenne il 24 novembre, quando un bus della Guardia di Sicurezza Presidenziale venne fatto saltare dai terroristi e ci furono 12 morti. Anche nel 2016 ci sono stati anche altri attentati di terroristi nel paese. Nonostante tutto, nel 2016 la Tunisia fu insignita del premio Nobel per la pace. La Tunisia, diciamo, nelle persone che avevano il cosiddetto quartetto della pace, che aveva portato il paese a superare il difficile momento successivo alla rivolta delle figlie delle primavere arabe del 2011. E Tunisia, che però, nonostante tutto, continua a vivere periodi molto, molto turbolenti, ecco.
Altra notizia di vorrei parlare un attimo prima di fare la solita consueta pausa di metà trasmissione. Sono iniziate non questa domenica, quella precedente, le elezioni parlamentari in Afghanistan. Attualmente i risultati non sono ancora stati resi noti, anche perché la situazione afghana è una situazione molto particolare. Come sapete, c'è di fatto la guerra dal 2001. Si tratta delle elezioni politiche che dovranno ridisegnare il paese dopo il governo internazionale del 2014. I talebani sono ancora molto forti nel paese, c'è un sistema elettorale molto, molto complicato, l'affluenza alle urne è stata abbastanza alta, ma le schede dei candidati erano tantissime, non si sono fatti mancare, non si è fatto, non ha fatto mancare, anche lo Stato Islamico ha fatto sentire la propria voce in queste elezioni, con alcuni attentati che hanno preceduto. Il più grave è stato ad aprile, quando sono morte almeno 60 persone a Kabul. Un paio di giorni prima del voto ci sono stati altri 15 morti, sempre a Kabul. Quindi è un paese che non riesce ad uscire dalla guerra e dalla spirale di violenza che si è innescata. Sia per i talebani sia per l'invasione statunitense ed occidentale successiva all'attentato delle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, che secondo l'intelligence statunitense è compiuto appunto dai talebani e da Osama Bin Laden. Bene, si fa per dire, insomma, quando si parla di morti e feriti. Comunque si chiude qui la prima parte della trasmissione. Adesso un piccolo break musicale per tornare poi ad analizzare altri fatti. Restate con noi.
Eccoci, rientrare in voce per la seconda parte di questa puntata di Tutto il Mondo e Paese. Seconda parte che sarà quasi interamente dedicata agli Stati Uniti perché varie sono le notizie che sono arrivate agli Stati Uniti in queste 2 settimane e tanto è anche il materiale che ci ha dato il buon Donald Trump per fare questa trasmissione. 2 settimane fa c'è stato l'annuncio del presidente Trump di ritirare gli Stati Uniti dal trattato sulle armi nucleari con la Russia. La motivazione ufficiale, Mosca avrebbe violato questo trattato. Mosca ovviamente ha subito respinto le accuse al mittente, dicendo, negandole, dicendo che questo che vuole intraprendere Trump è un passo molto, molto pericoloso. Il trattato in questione è il trattato INF, ovvero quello per le testate nucleari a raggio intermedio, firmato nel 1987 dall'allora presidente statunitense Ronald Reagan e l'ex presidente del segretario del Partito Comunista Sovietico Mikhail Gorbaciov. Diciamo la normativa andava a regolare lo sviluppo e il possesso delle armi nucleari a raggio intermedio, abolendo l'uso di una serie di missili con una capacità digittata tra i 500 e i 5.500 km. Trump ha detto che la Russia Mosca non ha rispettato questo trattato e quindi è diritto degli Stati Uniti uscire. Gli Stati Uniti recenti sono usciti anche dall'accordo sul nucleare con l'Iran. Diciamo quindi continua una politica un po' da questo punto di vista isolazionista di Trump. Il perché di questa uscita, comunque molto infelice, perché quando si tratta di uscite che mettono a rischio la pace mondiale, insomma la popolarità ne risente sempre. A breve, tra una decina di giorni, negli Stati Uniti si terranno le elezioni di medio termine per il rinnovo di parte del Congresso. E dalla seconda presidenza Obama, i repubblicani di Trump hanno la maggioranza in entrambe le camere. Trump e i repubblicani vogliono ovviamente confermare questa tendenza. Però Trump ha sentito l'esigenza di alzare un po' i toni dello scontro, di rilanciare il suo America Great Again, che lo ha portato alla presidenza ormai 2 anni fa. L'uscita dagli Stati Uniti dal trattato ovviamente potrebbe anche significare che gli Stati Uniti stanno pensando di sviluppare o testare nuovi missili di questo tipo, essendo a differenza di quello con l'Iran un accordo firmato da più parti, essendo questo un accordo firmato da 2 paesi, l'uscita degli Stati Uniti ovviamente non vincolerebbe più al rispetto dello stesso la Russia, che a quel punto potrebbe anche decidere di sviluppare queste testate. Alcuni analisti, tra cui Giulietto Chiesa, vedono questo scontro riaccendersi dello scontro tra Washington e Mosca, con l'Europa posizionata in mezzo, destinata a soccombere. Francamente mi sembra una posizione molto allarmistica. Putin al potere ormai da quasi 20 anni, in Russia è stato spesso accerchiato, minacciato, accusato di tutto dagli Stati Uniti e da altri, però non è mai arrivato a bombardare o invadere altri paesi a differenza degli Stati Uniti, quindi non vedo perché dovrebbe farlo proprio adesso, oppure comunque dovrebbe prestare il fianco a tutti i suoi oppositori, alzando la voce su questa questione del trattato. Io la vedo come una mossa elettorale di Trump. Personalmente
confermata anche da una nuova dichiarazione di Trump giunta oggi, in quale il presidente sarebbe pronto a revocare il diritto di cittadinanza a tutti i bambini nati negli Stati Uniti da genitori illegali oppure da cittadini non statunitensi. In pratica si tratterebbe dell'abolizione di quello ius soli che molti vorrebbero importare anche in Italia. Anche questa è ovviamente una posizione legata alle elezioni di midterm, e questo annuncio di firmare un ordine esecutivo per mettere fine a questo diritto costituzionale. La questione si presenta però molto delicata perché lo ius soli negli Stati Uniti è garantito dal 14° emendamento della Costituzione, quindi non è così semplice abolirlo. Trump ha detto di essersi consultato con l'avvocato della Casa Bianca, gli ha detto che basta suo ordine esecutivo, mentre molto più probabilmente sarebbe necessario una decisione presa dal congresso degli Stati Uniti. E anche su questo probabilmente si giocherà molto di queste elezioni a medio termine. È indubbio che i repubblicani siano molto più propensi a secondare questa decisione di Trump, anche perché molti degli stranieri rappresentano una parte del bacino elettorale dei democratici, che invece ovviamente farebbero barricate per non perdere futuri elettori. Quello dell'immigrazione è un tema che è sempre stato cavalcato da Trump fin dalla campagna elettorale che l'ha portata alla Casa Bianca. Nei giorni scorsi ha dato ordine a, mi sembra, 5.200 soldati statunitensi di portarsi al confine con il Messico per bloccare il flusso di clandestini e di immigrati. Quindi vedremo se Trump riuscirà a dare seguito o meno a questa sua dichiarazione. Certo che se ovviamente un paese come gli Stati Uniti, che hanno fatto dello ius soli negli anni passati, nei secoli proprio, un punto di forza, che dovessero tornare indietro su questo tema, probabilmente anche il resto del mondo, Europa in primis, dovrebbe interrogarsi su questo aspetto, proprio in un momento in cui l'Europa è sottoposta ad una forte immigrazione. Abbiamo detto che in seconda parte abbiamo parlato molto di Stati Uniti, anche perché sono comunque arrivate anche notizie abbastanza drammatiche e preoccupanti. Insomma, tra venerdì e sabato c'è stata la strage nella sinagoga di Pittsburgh. Un suprematista bianco, Robert Brozier, ha compiuto di fatto una carneficina nella sinagoga di questa cittadina. Adesso è stato incriminato con ben 29 capi di accusa. La gravità del gesto, diciamo, è stata poi amplificata anche dal fatto che nei giorni precedenti ci sono stati 13 pacchi bomba inviati ad altrettanti esponenti democratici legati all'ex presidente Obama e ostili a Donald Trump. Leggevo oggi un sondaggio, è facilmente reperibile in rete anche nella versione italiana, perché la notizia è uscita ieri, quindi oggi la riportano un po' tutti i media italiani. Il 40% degli intervistati, dei cittadini statunitensi intervistati, ritiene che nel 2020, ovvero quando si terranno le nuove elezioni presidenziali, che, quanto leggevo oggi, potrebbero rivedere una sfida tra Trump e Hillary Rodham Clinton, la sanguinaria Hillary Rodham Clinton.
diciamo che il 40% degli statunitensi teme che nel 2020 possa esserci una guerra civile negli Stati Uniti. Appare quasi una visione apocalittica del futuro che attende gli Stati Uniti. È certo che la presidenza Trump, ancor più di quello che aveva fatto in precedenza la presidenza Obama, ha di fatto spaccato in due il paese. Gli Stati Uniti, al di là del patriottismo legato alla bandiera, vivono forti contrasti tra sostenitori dei repubblicani e sostenitori dei democratici. Se già l'elezione di Obama aveva focato molto gli animi, nonostante il fatto che alla Casa Bianca ci fosse un presidente di colore, era riesplosa la violenza razziale nei confronti dei neri. Si vedevano spesso aggressioni di agenti in divisa, persone di colore. La presidenza Trump ha accentuato ancora di più le differenze tra i cittadini statunitensi. Potrebbe scoppiare una guerra civile negli Stati Uniti? Sinceramente non lo so. È anche vero che negli Stati Uniti possedere un'arma è un diritto garantito dalla Costituzione, che trovare armi è molto facile, quindi sicuramente chiunque potrebbe scendere in strada e sparare e dar vita ad una guerra molto sanguinosa. Vedremo un po' cosa succederà. Di fatto, comunque, dopo le elezioni di medio termine, che si terranno fra una decina di giorni, inizierà la lunga campagna elettorale per le presidenziali del 2020 e staremo a vedere un po' quello che succede. Bene, si chiude qui questa nuova puntata di Tutto il mondo è paese. Vi lascio con una piccola anticipazione, sperando di stuzzicare la vostra curiosità, dicendovi che quella di martedì prossimo, sempre alle ore 18, sarà una puntata molto, ma molto particolare, cui faremo anche un piccolo ripasso di storia. Non vi anticipo troppo, però parleremo di storia e geopolitica con un ospite telefonico che ci aiuterà a capire molte cose accadute in passato che però hanno delle ripercussioni anche sul mondo odierno. Bene, con questa piccola anticipazione io vi saluto e vi do appuntamento a martedì prossimo, il 6 novembre, sempre alle ore 18, sempre con Tutto il mondo e il paese, sempre su Stab Radio. Buona serata e a risentirci martedì prossimo. Chi ruba pensione
entra nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta, chi gli manca la casa, chi vive da solo, chi prende assai poco, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre blu. Chi è assicurato, chi è stato multato, chi siede la muta, chi va in farmacia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifunto, chi ha fatto un bel fatto, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha provato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta prevere, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo di sangue, chi tutte le sere, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre blu. Chi vive col padre, chi fa la rapina, chi sposa la Gina, chi ha rotto con tutti, chi vince a Merano, chi cerca il petrolio, chi dipinge ad olio, chi chiede un lavoro. Cent'anni, chi ha seguito una strada, chi ha fatto carriera, chi perde la calma, chi non sembra più lui, chi lamenta un dolore, chi chiede un lavoro, chi torna sui passi, chi ha visto un assist, chi ha preso il diretto, chi canta il pezzetto, na na na.